Oggi ho voglia di preparare dei buonissimi biscotti all'arancia e cioccolato. Quindi, per prima cosa, vado a rompere l'uovo all'interno di una ciotola, zucchero, aroma all'arancia per enfatizzare il profumo di questo agrume, anche se adesso ci andremo a mettere anche la scorza. Diamo una mescolatina. Questi biscotti sono perfetti anche per Natale, come tutti quelli che trovi nella playlist Piccola Pasticceria. Succo d'arancia e olio di semi. Come anticipato, la buccia dell'arancia. Mi raccomando a non prendere la parte bianca, che è sempre quella amara degli agrumi. Io aspetto solamente il periodo autunnale-invernale per potermi fare una spremuta. Io le adoro. Non so te, anzi scrivimelo nel tuo commento perché sono curiosa. La particolarità di questi cookies è la morbidezza, che è data dallo yogurt greco. Andiamo ad inserire anche le polveri, quindi la farina, cacao amaro, un pizzico di cannella che a me piace con l'abbinamento arancia e cioccolato, ma è facoltativo. Ed infine lievito. La cannella secondo me fa subito Natale. Diamo dapprima una mescolata con il cucchiaio per far amalgamare bene tutti gli ingredienti e poi impastiamo con le mani. Vedrai che l'impasto sarà morbido, però non appiccicherà alle mani. Per rendere ancora più golosi i miei biscotti, vado ad aggiungerci delle scaglie di cioccolato fondente. E le incorporo. Non ti dico il profumo che emana questo impasto, sembra quello di un panettone. Adesso andiamo a porzionare e a creare i nostri cookies. Quindi preleviamo un po' di impasto. Formiamo una pallina, leggermente schiacciandola sulla leccarda rivestita di carta forno. La grandezza è più o meno come una noce. Poi la cosa bella è che sono senza burro. Invece sul canale trovi una ricetta di biscotti all'arancia morbidi sempre, però con questo ingrediente, e ti lascerò il video nelle schede. Non li faccio tanto grandi perché c'è il lievito all'interno e cresceranno leggermente. A me ne sono venuti esattamente 19. Adesso li vado a cuocere nel forno preriscaldato a 180 gradi per 15-20 minuti.